Siamo quindi a capire come ci si comporta con un cliente ritardatario. Primo punto importante, innanzitutto basilare, il ritardatario non deve essere l'agente immobiliare che ha il dono della puntualità e della pazienza. Se il vostro cliente è in ritardo, che fare? La soluzione migliore è quella di aspettare, se non avete un appuntamento subito dopo. In quel caso, avvisare il cliente. Dovete specificare bene al cliente che non aspettate perché siete stizziti del ritardo, ma perché dopo di lui c'è un'altra persona, magari in un altro posto, che deve vedere un altro appartamento. Quindi in quel momento chiarite come mai non potete aspettare e magari riprendete un nuovo appuntamento. Quindi obiettivo finale, pazienza sì, ma far capire dall'altra parte al cliente che l'agente immobiliare è un professionista che rispetta gli orari dell'agenda, cerca di essere puntuale nonostante il traffico e che è in quel momento al tuo servizio per trovare la soluzione migliore abitativa. Se poi, ripeto, volete e potete aspettare, lo potete fare, il cliente per questo credo vi possa ringraziare, altrimenti capirà anche che dopo di lui c'è un nuovo appuntamento e c'è un altro cliente che aspetta per vedere una casa che magari diventa la sua migliore soluzione abitativa.